Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, soprannominata da Silvio Gigli la Capinera d'Emilia, ma più conosciuta come l'usignolo di Cavriago, nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre 16 milioni di dischi, ottenendo di conseguenza 5 dischi d'oro, 7 di platino e 2 d'argento. I suoi dischi sono stati pubblicati anche in diversi paesi del mondo, tra cui Austria, Spagna, Portogallo, Svizzera, Francia, Grecia, Turchia, Jugoslavia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Messico, Perù, Uruguay e Giappone. È stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70, assieme a Ornella Vanoni, Patti Pravo, La Civetta di Venezia, Mia Martini, Mina, La Tigre di Cremona, Il Se, La Fabbrica, Il Convento, I Giovani di cui si circonda. Orietta Berti per festeggiare il suo 80° compleanno si racconta. Sul Corriere della Sera è uscita una lunga intervista firmata da Chiara Maffioletti, nella quale la cantante ha parlato al futuro, non lesinando passaggi inediti della sua vita, come il suo rapporto con il marito Osvaldo, il primo e unico uomo della sua vita. Quando ho fatto la serie Quelle brave ragazze, rivela, Sandra Milo mi raccontava della sua vita molto piena di amori, meravigliandosi che io avessi avuto un solo uomo. Che peccato. Non sai cosa ti sei persa? Mi aveva detto, racconta Orietta Berti che non ha mai sentito il bisogno di tradirlo. Anche perché, puntualizza, penso che sia una gran fatica nascondere le scappatelle. Tutti quelli che lo fanno mi sembrano degli 007. Che impegno. Fatto sta che è sposata felicemente con Osvaldo da 56 anni nonostante la nonna le disse, ai tempi, di non dargli troppa corda, perché era molto magro. Mi sa che non è sano.